Amici ed amiche dello sport, buongiorno, mi chiamo Marco Ambroz, sono un allenatore di pallavolo e un insegnante di educazione fisica. Purtroppo in questi giorni non ci è concesso uscire di casa e quindi dobbiamo tenerci in forma sia fisicamente che mentalmente stando all'interno delle nostre abitazioni. Voglio quindi fare anch'io la mia parte e condividere con voi un video tutorial con un piccolo circuito che ci possa tenere in allenamento stando a casa. Il circuito che vi voglio proporre oggi è un circuito molto molto semplice, composto da 6 stazioni da fare una dopo l'altra, senza recupero tra una stazione e l'altra, e da ripetere in toto per 2 o 3 volte a seconda del vostro stato di allenamento. Il circuito è composto da 10 squat, 10 jump squat, 10 piegamenti sulle braccia, 10 burpees, 10 dorsali a libera scelta e 10 addominali a chiusura libero. Ora andiamo a vedere singola stazione per singola stazione come eseguire questo circuito nel migliore dei modi. Partiamo dagli squat. Gli squat sono dei piegamenti sulle gambe che facciamo con busto in posizione eretta, addome e dorso belli tirati per tenere la power position. Vado a sedermi senza sollevare la punta dei piedi da terra, vado a sedermi cercando di mantenere la schiena in posizione eretta, poi spingo per tornare in posizione senza mai completare l'estensione del quadricipite per tenere comunque il muscolo in tiro. Scendo e risalgo. Il jump squat è la stessa identica cosa, semplicemente aggiungo un salto e vado ad ammortizzare la caduta dal salto. I piegamenti sulle braccia sono i classici piegamenti che facciamo spesso nelle nostre palestre. La schiena deve essere ben dritta, in asse con il resto del corpo. Dobbiamo scendere completamente utilizzando la flessione e l'estensione dell'avambraccio fino a tornare in posizione per 10 volte. Il burpees è un esercizio che parte da posizione sdraiata. Si inarca la schiena estendendo gli avambracci, si raccolgono i piedi e si effettua un salto, poi si ricomincia. Quindi questa è l'esecuzione corretta. I dorsali sono a libera scelta, possiamo utilizzare la metodologia di lavoro che più ci aggrada. Io ho sempre scelto questa, utilizzando sia le gambe che le braccia. Le braccia vengono richiamate dalle scapole e contemporaneamente sollevo leggermente i piedi da terra. L'ultima stazione sono i 10 addominali a chiusura libero. Questa è la posizione di partenza, gambe leggermente flesse, devo staccare le spalle da terra salendo verso l'alto senza chiudere le spalle e andare a toccare la punta dei piedi in alto. Non fare vedere che hai il fiatone, non fare vedere che hai il fiatone, non fare vedere che. Quello che vi ho appena proposto è solo uno dei tanti esercizi che si possono fare in casa. Durante questi giorni di quarantena è molto importante tenersi in forma, tenersi attivi. Usate quindi la vostra fantasia per creare degli esercizi che vi possano andare bene, che possano essere adatti al vostro grado di allenamento. Quello che più importa è tenersi attivi, sia fisicamente che mentalmente. Io mi alleno in casa.